Ehi hey gamer, facciamo un gioco. Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. E dopo il video di ieri in cui si parlava sempre di pacchetti piuttosto speciali, poi guardatelo qua sopra, c'è la scheda cliccabile, una roba di Samsung veramente epica. Ragazzi, Wild Drift ha inviato dei pacchi ai diversi streamer, anche qui e creator. Mi aspettavo una statuetta, una t-shirt con magari sopra disegnata Jinx, qualche campione di Wild Drift, la versione di League of Legends per smartphone che ormai è uscita in Europa circa 2 settimane fa. Allora, premetto che questa è sicuramente una campagna diversa, è un pacchetto che mi ha inviato l'ufficio stampa di Riot. Diversa perché si parla di oggetti da bagno, no? Articoli per il bagno. Di certo questo non me lo sarei mai aspettato. Qual è il messaggio di questo? Ditemelo voi, ma 8 colori tra l'altro. Ma voglio chiudere questo video in realtà dicendovi una cosa importante. League of Legends Wild Rift è un gioco che non è per tutti. Wild Rift mi ha preso tantissimo. Non avete idea, ragazzi, di quanto sto nerdando anche sulla piattaforma violacea. Sto facendo streaming tutti i giorni, quindi passate anche di là, ho cambiato anche il nome, adesso mi chiamo Drago, senza la N finale, e mi trovate a rankare. Non è un gioco che, ragazzi, so giocare bene ancora, perché non avendo giocato tanto all'on PC, molte cose mi mancano, ma bene o male sto imparando. E ho già scelto qualche campione che sto utilizzando veramente tanto. Wild Rift è un gioco che con gli sport mobile può davvero, davvero fare la differenza. Lo noto perché giocandoci vedo che è fatto veramente, veramente bene. E questo è puramente un mio parere personale su questo game. Ve lo consiglio anche voi, ragazzi. Anche se non avete mai giocato, anche se vi sembra un gioco super complicato, fidatevi, provatelo, perché è veramente, veramente fatto bene. E la grafica è eccezionale. Ci sto giocando tipo a 60 fps. Detto questo, ragazzi, questo era un unboxing silenzioso, perché anche se la cosa è divertente, un po' mi rattrista, raga, perché una magliettina, una statuetta la volevo. So che nel sud-est asiatico hanno inviato gli stessi pacchi, ma all'interno c'era anche una statuetta. Mi è stato riferito questo. E a noi in Europa, anche in Spagna, ho visto il coso per eccesso. Ci vediamo, ragazzi, dopo domani con un altro video unboxing qui sul canale. Ciao.